Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, video haul del Sana. Non vi farò vedere appunto le cose che ho comprato, ma che mi sono state omaggiate, che, per cui ho piacere ringraziare le aziende. Sentirete dei rumori di sottofondo, ma ho lasciato un po' la finestra aperta perché si muore dal caldo. Qui l'autunno non vuole arrivare, sto sudando. Per cui spero di non fare un video troppo lungo perché i prodotti sono tanti, semmai lo dividerò in due. Sono stata lunedì al Sana, che è l'ultimo giorno perché non ho voglia di far calca. Di mettere in mezzo alla folla e vi farò vedere i prodotti in base al momento in cui li userò. Allora, il primo prodotto che andrò a utilizzare, perché è parecchio che non lo faccio, è questo scrub di Biomarina che mi è stato gentilmente omaggiato appunto da Marina, la titolare, che è una bella donna molto particolare. E questa è una confezione da 75 ml, uno scrub viso delicatissimo ai cristalli di quarzo. Andrò a provarlo subito questo fine settimana, proprio perché da tempo che ho terminato il mio precedente scrub e ne ho bisogno. Per cui ve ne parlerò più avanti, dopo che l'ho usato vi farò una recensione. Comunque sono fiduciosa perché tutti i prodotti di questo brand sono ottimi, sono molto buoni e anche un buon rapporto qualità-prezzo. Poi allo stand di Cartier, oltre ad avermi regalato questa bellissima borsa di cotone che a me piace molto, mi hanno omaggiato di un sacco di cose. Allora, le prime che vi faccio vedere che andrò a usare subito appunto dopo lo scrub. Allora, Cartier è un brand francese che è rinomato per le maschere all'argilla. Infatti, me ne hanno regalate ben 4, l'argilla verde, quella classica che serve per le pelli un po' più impure, poi ci sono quelle per le pelli più delicate, gialla, bianca e rosa. Io andrò a utilizzare già questo fine settimana dopo lo scrub questa qui verde. Chiaramente non la userò su tutto il viso, ma la userò sul naso e su questa zona qua dove sono venute fuori un po' di imperfezioni. E graditissime, sono anche comode per il viaggio. Questo è un formato da 40 ml. Sempre lì mi hanno omaggiato di un doccia schiuma di Tiama. Questo è favoloso perché è agli agrumi e al limone. Io allora preferisco usare le saponette. Ogni tanto uso anche i doccia schiuma, li trovo comodi per il viaggio se si sta via un giorno o due, perché con la saponetta, porta saponetta, questo ha un profumo delizioso, veramente ti risveglia, energizzante, ottima profumazione. Proverò e poi magari più avanti, con i prodotti finiti, vi parlerò. Sempre allo stesso stand, sempre questo qui di Cartier, scusate se non mi faccio vedere, ma ho già visto che è, mi hanno omaggiato di un doccia schiuma e di un body lotion della Benecos, anche questi qui agli agrumi, arancio e qualcos'altro, adesso non ci vedo. Sandor e Orange, sì, anche queste sono delle formulazioni, sono delle misure comodissime per il viaggio, per la borsetta o la palestra, graditissima, per questa ottima profumazione. E poi mi hanno dato qualcosa della Benecos. Io ho usato già il make-up della Benecos, un lucido che di cui ve ne ho parlato un po' di tempo fa, che mi è piaciuto tanto. E in precedenza ho usato i loro blush, diversi tipi di blush. Poi mi hanno omaggiato di due matite per gli occhi. La cipria, io non uso cipria perché tende un po' a seccare la pelle, però comunque voglio provarla e poi magari più avanti ve ne parlerò. Scusate che butto un po' così i prodotti. E poi dentro mi hanno mangiato di un sacco di prodotti, di campioncini, di aloe vera e di crema alla bava di lumaca, insomma, queste. Per cui graditissime. E tutto allo stand di Puro Bio. Adesso quelli là sono i primi prodotti che andrò a provare. Allo stand di Puro Bio omaggiavano, tutti potevano prendersi, che io ho perso un tappo, una matita contorno labbra, questa, e una matita rossetto labbra, che è di un colore che sinceramente non mi si addice molto perché io non uso questi nude. Però la provo, insomma, non è detto che poi magari consumo. Poi mi hanno dato da provare un po' di campioncini del loro fondotinta e delle loro creme, sì, fondotinta. Poi mi hanno messo dentro, vabbè, per tutte le borsette chiaramente ci sono cataloghi ed epli, anche un po' alla volta andrò a leggermi bene questa saponetta piccolina. Ecco,
Poi ho voluto regalarmi due mega siri anti-age per il viso. Allora, il primo che sono andata a provare, il primo, adesso devo decidere quale dei due iniziare. Comunque, questo è di Bio e Carrub. Sono tutti brand italiani, eh. Tra l'altro, ho visto che l'ideatrice di questo brand, Bio e Carrub, è siciliana di Ragusa, per cui la Sicilia mi chiama costantemente. E questo è un siero innovativo. Allora, chiaramente questi prodotti li ho comprati scontati, sono stati dei bei sconti. Un siero anti-age super innovativo che utilizza i semi della carruba. Carubo, caruba, adesso non lo so. Effetto liftante, botox, antirughe e tutto quanto. Per cui adesso devo decidermi tra questo e l'altro che vi farò vedere con quale incominciare. Sempre allo stand perché avevo comprato il siero, mi hanno regalato questa Konjac Sponge, sempre di Bio e Carrub, mi hanno regalato la verde, non le ho mai provate. E poi, vabbè, mi hanno omaggiato di un sacco di campioncini più me ne hanno messi dentro. Non so se cominciare da questo o dall'altro, che vi faccio vedere adesso. Siero che ho comprato e ho comprato questo brand qua, sempre italiano, Argasense, che io non conosco. Allora, al loro stand mi ero approcciata per vedere perché hanno l'olio di argan, che è un olio che a me piace tantissimo, un ottimo prodotto anti-age. Dopo, parlando con la ragazza dello stand, mi fa: perché non prova il nostro siero, la bava di Lumac, che ha dentro olio di argan e acido ialuronico. Anche questo mi hanno fatto un bello sconto, una confezione da 30 ml. Ho guardato l'inci, all'inizio abbiamo proprio la bava di Lumac, poi abbiamo l'aloe, abbiamo l'acido ialuronico a metà e qualcos'altro. C'è la rosa damascena, insomma, ha veramente tantissimi. E l'argan, ecco, l'olio di argan è un po' più sotto rispetto all'inci. Comunque, a me piacciono i siri, tipo adesso ho provato l'acido ialuronico puro, mi piace che abbiano più combinazioni, acido ialuronico e bava, acido ialuronico e olio di argan. Comunque anche questo, lo proverò, adesso non so da quale parte partire. In più mi hanno omaggiato di una saponetta graditissima. E poi ho voluto prendere ecco, questo è l'unico brand polacco che ho comprato, straniero, questo peeling enzimatico della Silveco. Ne ho sentito parlare bene, ero curioso di provare un peeling enzimatico. So che anche Anthos ha fatto un peeling enzimatico che costava magari anche molto meno, però non lo so, l'ho scoperto dopo. Questo è il primo prodotto, tra l'altro, che ho comprato in fiera. Lo proverò più avanti perché prima voglio provare il peeling, quello meccanico, quello classico. Poi allo stand della Vividus, che io vi ho fatto anche una recensione sul loro prodotto, la crema fluida Alter 3, che è ottima. Mi sono fermata, mi hanno regalato un po' di campioncini e poi mi hanno regalato l'olio essenziale di Tea Tree. Io non amo tantissimo questo olio, nel senso che per me è molto forte, è una pelle molto sensibile e delicata. Preferisco di gran lunga le creme loro al Tea Tree che uso regolarmente, che uso da una vita. Comunque qui su YouTube, tra i miei video, trovate sicuramente la recensione che ho fatto. Comunque hanno voluto farmi provare lenitive e lenitive, sì. Gentilissimi, ecco, mi fa piacere comunque ringraziarli. Poi vediamo cosa. Ah, sullo stand del Vegeta Progress che fanno delle bombe come si chiamano? Adesso non mi viene in mente il nome, di integratori, soprattutto di ricostituente. È un brand che io conosco, che ho provato. Qualcosa del loro marchio, fanno una crema di dattero che è un ricostituente bomba, che tra l'altro è anche molto buono da mangiare, che si può spalmare. Mi sono fermata e mi hanno omaggiato, beh, mi hanno presentato un po' chiaramente i loro prodotti e poi, siccome rivendono, penso, questi campioncini di crema viso al latte d'asina. Io non ho mai provato niente al latte d'asina. Sono curiosa di provare perché mi piace come ingrediente, so che è molto nutriente, lenitivo, e mi hanno mangiato di questo e di un po' chiaramente di... Poi dentro c'ho altri tipi di campioncini comunque.
ve ne parlerò man mano, insomma, anche chiaramente fare recensioni su, proprio sui campioncini è un po' un problema, però mi fa piacere ringraziarli, perché appunto il latte d'asino è un prodotto che mi piace, che vorrei provare. Poi vediamo, questi qui, erboristeria, che vi avevo fatto vedere ieri, questo... la farmacia delle erbe mi ha regalato questo sacchetto bello. Allora, la farmacia delle erbe mi ha omaggiato di questa bibita che io ho provato ieri in occasione di una camminata che faccio regolarmente, che io non ho mai provato di prodotti di questo tipo. Loro mi hanno, c'era questo nella confezione, c'era questo detox, so che fanno anche le energie appunto per dopo la corsa, che vorrei provare. Dentro bisogna spingere il tappino, ci sono delle polverine, si mischia. Ed è stata buona, ecco, io non me l'aspettavo, di solito non mi piacciono i gusti di queste bibite qua, questa invece è stata buona. All'interno mi hanno dato sempre della linea detox degli infusi, che io amo gli infusi, soprattutto adesso che comincia a venire, speriamo, sta stagione fresca. E poi anche loro mi hanno mangiato di due docce a schiuma, penso che docce a schiuma per un po' non ne comprerò più, lo sport e la linea relax. Tra i due... incomincerò a usare prima di tutto questo qua, lo sport, perché come profumazione è più fresca, più marina, più energizzante e mi piace. Comunque, gentilissimi, cercherò la bibita questa qui nella versione energy, non ho idea di cosa costano, vedo però se riesco a trovarla e provo quella versione là. Poi ho comprato ancora, scusate se mi sposto, ma ho messo qua nello stand della Phytophilus, ho comprato perché mi servivano e non volevo fare un ordine poi online per pagarmi le spese di spedizione, sono queste erbe ayurvediche, Brahmi e Bringagaya, adesso io non le so pronunciare bene, però mi sto trovando bene con i capelli fini che ho, con i capelli molto più corposi, molto più volume, molto... più forti, e quelli li ho pagati, appunto li ho comprati allo stand 32. Mi sposto poi allo stand di Posidonia e anche qui mi hanno regalato un po' di prodotti che loro hanno, questo brevetto per questo ingrediente, devo studiarmi un po' i tecnici che mi hanno lasciato anche loro un sacco di campioncini e un po' alla volta vedrò di... Ecco, ho visto che sono prodotti anche, sì, trattamento antimacchie, pareva, ecco, devo studiarmi bene, comunque mi hanno dato un sacco di campioncini e ve ne parlerò un po' più avanti. Poi, vi faccio vedere tre cose, scusatemi, adesso arrivo. Allora, ho comprato queste tre maschere in tessuto di questo Elixia, di questo brand che non conosco assolutamente, comunque è un brand italiano, sono maschere in tessuto alla bava di Lumac e collagene con estratto di caviale. Le ho pagate le tre 10 euro, erano in un'offerta, vi saprò dire, speriamo, io ne volevo provare solo una. Però c'era appunto l'offerta di 3 per 10 euro. Poi mi serviva anche il tonico, non volevo ordinarlo online e sono andata sul sicuro presso questo qui di Alchemilla. Dottor Taffi nello stand non vendeva, per cui non potevo comprare quel tonico. Dantos, il tonico alla rosa damascena che volevo provare, era finito. Per cui ho comprato questo, che era scontato mi pare del 10-15%, e una crema loro, una maschera, scusate, anti-age. Poi, vediamo se arrivo, prima di entrare al Cosmos, omaggiamo uno di questi dischetti già imbevuti di latte detergente, che chiaramente userò, un vanitino, sto perdendo i pezzi, allora mi hanno omaggiato allo stand di Monocare, Luca che fa parte del gruppo Vanity, mi ha omaggiato di queste creme qua Monocare. Qual è l'innovazione? Che loro vendono una scatoletta in confezioni monouso di crema, di siero, cose così. Bella l'idea, però io sto perdendo, ho perso in giro per la borsa, si staccano subito queste qua. Vedrò di riuscire, spero di riuscire comunque a provarle, mi hanno mangiato anche di queste. Poi di una cosa che ci tengo tanto a parlarvi, anche se non è cosmesi, ma chiaramente Alessandra si parla di altro, mi hanno dato questi... pH ora pura,
Questi detersivi Eco Bio per la lavatrice, ho grandi speranze perché i detersivi per lavatrice ecologici che compro al Tigotà non fanno tanto effetto, per quanto io aggiunga perborato. Ho grossa fiducia di questi, mi hanno detto che sono altamente performanti e che si possono trovare anche al Cadis. Questa è anche la cosa che mi fa più felice perché ordinare appositamente online non mi va. Per cui proverò e dopo vi saprò dire, andrò anche a vedere al Cadis cosa costa questo detersivo per lavatrice. E dopo un'altra aziendina che mi ha omaggiato di una borsa che deve essere in giro, che però vi faccio vedere qui, è sempre per i detersivi per la pulizia della casa. Allora io non uso detersivi, uso aceto, bicarbonato, perborato, uso cose così. L'idea che mi è piaciuta di loro è che fanno, vedete qui, una box che può essere con 5 prodotti, dei loro prodotti appunto per la casa, i vetri, i pavimenti, detergente e altro, a cui ci si può anche abbonare mensilmente o ogni 2 o 3 mesi. Mandano a casa questa box, uno di tutti i prodotti. Non ho visto i prezzi, ecco, della box. Mi piaceva l'idea di fare un abbonamento bimestrale, mensile o semestrale, che può essere. Mi piaceva l'idea, ecco, andrò a vedere, perché io ci tengo tanto i detergenti, cioè vedo bidonazzi di ammorbidenti che vengono buttati dentro la lavatrice, che prima di tutto rovinano la lavatrice, non ammorbidiscono niente. Io uso l'aceto e bisognerebbe fare un attimino un po' di attenzione ai detersivi per la casa, veramente, perché al di là della plastica, anche di quello che si butta in mare. Poi vabbè, vedo lì che ho lasciato distante i campioncini dell'erbolario, che vabbè sappiamo che regalano un po' a tutti. Ho comprato appunto queste cose qui, un po' alla volta le proverò, ve ne riparlerò. Spero di avervi fatto compagnia, spero soprattutto di non aver dimenticato niente, perché qua c'è un bazar, una cosa allucinante. E un po' alla volta ci rivediamo per parlare di qualcos'altro. Intanto io vi saluto, spero di avervi fatto un po' di compagnia e ci vediamo presto con dei nuovi video. Ciao a tutti!